È più un onere o più un onore? Ma è un onere, sicuramente sì, è un onore perché comunque fa piacere tornare a casa, fa piacere sposare un progetto importante, perché secondo me, questo l'ho detto anche prima, è un progetto importante fatto da persone serie, da una proprietà indiscutibilmente unica, e quindi a quel punto diventa l'onore, però anche l'onere di far bene. Si comincia con la preparazione, come sempre, bisogna mettere benzina nelle gambe perché sarà un torneo durissimo. Vedremo se sarà girone B o C, probabilmente il girone sarà diverso da quello che hai frequentato negli ultimi due anni con il Latina. Tra l'altro ti faccio i complimenti perché i risultati sono stati assolutamente lusinghieri. Hai già fatto tanto in questa prima parte di campagna acquisti. Sì, assolutamente sì, infatti sono contento perché quando si dice il più è fatto, effettivamente è vero, avevamo degli obiettivi, avevo degli obiettivi e onestamente sono arrivati esattamente i giocatori che volevo, quindi adesso c'è ancora qualcosina da fare, però ci dobbiamo prendere il tempo giusto, fare le operazioni giuste ad essere entrata, valutare molto bene quei ragazzi, sono 3-4 che saranno in prova, però diciamo che, ripeto, il più è fatto. Mi pare chiaro un aspetto, rosa profondamente rinnovata, sì, ci sono state le conferme, mix di gioventù e di esperienza, però sono cambiate tante facce, cambieranno tante facce. Sì, comunque sono 5 confermati e non sono pochi, succede spesso, nel senso quando si vince la Serie D è proprio la dinamica contrattuale che cambia totalmente, quindi ci sono scelte che non sono solo figlie di decisioni prese dalla società, ma a volte sono anche i calciatori, che soprattutto quelli un pochino con un'età avanzata, che fanno delle scelte ben precise. Lo sapevamo. E comunque spina dorsale importante a partire dal portiere Tonti, poi in grosso non so se è già accettato. Sorridi perché? Perché vuoi estirparmi il nome di Ingrosso. No, è un'operazione in piedi, è un'operazione sicuramente avanzata. C'è la volontà da parte di entrambi di portarla a termine, quindi fumata bianca vicina, fumata grigia al momento, speriamo che si schiarisca. Quindi diciamo così, Tonti, Ingrosso, staremo a vedere più sì che no, Amadio che torna a Pineto dove ha già militato qualche stagione orsono, e poi davanti Volpicelli e Gambale, insomma spina dorsale niente male. Sì, ma anche con Annessi Giambè davanti, con Nicolas Di Filippo confermato dietro, quindi anche con, a me non piace chiamarle alternative, giocatori importanti nella zona nevralgica del campo, e adesso grande spazio ai giovani perché saranno loro che alla fine decideranno e faranno la differenza. Che cosa manca appunto? Insomma, gli under, no, di un certo livello, diciamo così, gli esterni, 3-5-2 sarà il sistema di gioco, no? Ma diciamo che a me piace pensare che dobbiamo essere duttili, quindi, ma non tanto non dobbiamo attenerci molto al sistema di gioco, ma alla mentalità, cioè nel senso lavorare molto sui concetti. Però chiaramente il mister sì, diciamo che il sistema che lui predilige è il 3-5-2, in quello scacchiere sicuramente in questo momento gli esterni sono il ruolo in cui stiamo attenzionando di più. Nicolò, mi riferisco naturalmente a Evangelisti. Evangelisti è un'operazione praticamente più che in dirittura, quindi siamo a minuti, speriamo veramente a breve. La rotta impossibile, se ne è parlato in questi giorni. Ma Marco è un giocatore che fa gola un po' a tutti, però è un pochino, se vogliamo, schiavo del suo contratto, nel senso che lui ha un contratto importante a Bari e è all'ultimo anno. È un'operazione da ultimi giorni di mercato proprio per la forma del suo contratto e per l'entità del contratto stesso, quindi oggi è inutile parlarne, è chiaro che è un giocatore per me importante, è un ragazzo a cui sono particolarmente affezionato. Un nome di cui si è parlato in questi giorni, lo conosci bene perché l'hai portato a Latina, a scuola Sampdoria, lo scorso anno alla Turris Ercolano, si può fare? Si può fare perché Ercolano è un giocatore che praticamente a cui non è stato rinnovato il contratto alla Sampdoria come a tanti altri. È un giocatore ambito da tanti, è un giocatore che ho avuto, è un giocatore forte, però non è un'operazione facilissima da portare a termine,
E come dico sempre, poi non è solo la mia volontà, ma ci vuole anche la volontà forte del giocatore di sposare un progetto, quindi vediamo un attimo. Pineto ambizioso, hai detto in conferenza stampa, che cosa significa? Pineto che deve guardare la parte, deve guardare in alto, deve guardare davanti, per guardare dietro c'è sempre tempo, ma l'ambizione può sfociare in presunzione, la forbice è talmente ridotta che è quello la differenza, la farà, dobbiamo essere ambiziosi, presuntuosi, ma nella maniera giusta. Però tutto questo passa da un lavoro maniacale e quindi importante quotidiano, perché se non ci sacrifichiamo tutti sarà dura essere ambiziosi, e a quel punto vuol dire che io per primo avrò sbagliato tutto.